Buongiorno a tutti, mi presento, sono Guido Tortorelli, responsabile comunicazione WISP Matera. Benvenuti a Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. Oggi siamo precisamente presso l'Auditorium Madonna delle Grazie per il convegno promosso da WISP Basilicata e intitolato «Dalle strategie sull'attività fisica dell'OMS alle politiche per la città». Convegno organizzato in occasione della Mo Week 2018, che si tiene dal 28 maggio al 3 giugno e rappresenta la settimana di mobilitazione per la promozione del movimento e di stili di vita attivi che unisce l'intera Europa nello scopo dello sport per tutti, ma anche in occasione dell'avvio a Matera del progetto Open Playful Space, progetto di rigenerazione urbana che fa parte del programma culturale di Matera 2019 e che risulta essere coprodotto da WISP Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019. Pochi minuti fa è stato presentato il progetto ufficialmente tramite la figura del presidente di WISP Basilicata, Michele Di Gioia, e la manager culturale di Matera 2019, Ariane Biot. Vi lascio con alcune immagini del convegno e un saluto da Matera. Però ve ne leggo qualcuna: il diabete, l'obesità, l'infarto, l'ictus, i tumori, quindi capite quanto è importante prevenire queste malattie e quindi conservare lo stato di salute. A questo punto vi voglio dare l'ultima definizione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità di salute: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale. Ecco, oggi siamo arrivati a Matera con la nuova tappa del progetto Active Voice ed è stata una tappa molto importante, anche perché abbiamo avuto, a cominciare dalla sede, dal luogo dove siamo stati ospitati, che è l'ospedale di Matera, e abbiamo avuto diversi soggetti che hanno partecipato in rappresentanza di istituzioni, del sistema sanitario, delle associazioni sportive naturalmente, del comune, della regione, e in particolare voglio ricordare che è stato presente, ci ha dato il benvenuto il direttore sanitario dell'ospedale Gaetano Annese, poi l'assessore alle politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della regione Basilicata Roberto Cifarelli, e ha partecipato anche ed è stata una cosa molto, molto utile per tutti noi per capire che cos'è questo famoso piano d'azione globale per l'attività fisica. Dottor Pino Annunziata, il consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi naturalmente c'è stata la molto gradita la presenza della Fondazione Matera 2019 con il suo presidente che adduce, che ci ha dato un saluto e che è stato molto importante per dare anche il senso del collegamento tra Active Voice e Matera 2019, che naturalmente è un progetto che coinvolge la WISP in primis per legare cultura e movimento e anche come la cultura del movimento può aiutarci a trasformare i cittadini europei in cittadini più attivi. È stato molto importante anche il contributo che abbiamo avuto, anche se in video, però in videoconferenza, quello della dottoressa Maria Teresa Menzano del Ministero della Salute e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, perché ha dato anche la possibilità di capire quanto l'Italia stessa e quindi anche il Ministero della Salute siano direttamente impegnati nella realizzazione di questo grande piano che abbiamo detto, il famoso GAP, il Piano Globale di Azione per la Promozione dell'Attività Fisica. Questa è stata una tappa importante e sicuramente verrà un contributo a tutto il resto del progetto a livello italiano e anche a livello europeo.